Dove sacerdoti e fedeli partecipassero congiuntamente alle funzioni senza l'ingombro di elementi architettonici come pilastri o colonne. Entrando, con lo sguardo dello spettatore è colpito dalla volta che presenta decorazioni rococò. Il rococò è un fenomeno di transizione che esaspera le forme del barocco portandole alle estreme conseguenze e si caratterizza per la dissoluzione degli ordini classici. La sostituzione di forme espressive più agili e eleganti. Questi ricordi sono caratterizzati dall'uso dello stucco dorato e vanno dalla volta e si estendono poi alle lunette. Altri ricordi si trovano sulle pareti laterali della chiesa dove sono inseriti dei bassorilievi ed ovali. Circondato da un piano di stucco dorato, un grande San Francesco e angeli tra nuvole e bracci. Nella composizione il santo emerge da un vero e proprio fiume di luce di massima teatralità e sullo scopo e la persuasione. Nella stessa curva absidale collocato un organo di epoca barocca realizzato dal maestro Onorio Cacciavuoti da Vasto nel 1660. È uno dei pochi organi ancora in uso e completamente integro. A differenza di altri organi che vengono costruiti in laboratori, trasportati in luoghi richiesti, questo organo è costruito in loco, cioè in questo preciso luogo, e quindi la grandezza sonora è perfetto accordo con le dimensioni di questa stessa chiesa. Il quale alla sua sinistra c'è una maiolica settecentesca, raffigurante Sant'Antonio. Ai lati della stella maggiore della chiesa, il statuto di Sant'Antonio, il beato migliorato, sono realizzati su colorato. Si mandano una scultura barocca di ascendenza berliniana. In particolare, il loro modello ricorda i quattro padri della chiesa colpiti per la cattura del San Pietro. Anche se questi hanno una tecnica scultorea meno complessa e raffinata. Sant'Antonio ha le mani, la testa e gli ornamenti ecclesiastici, con in mano il libro e fianco sui piedi. La figura del beato migliorato è sicuramente dello stesso autore del di Sant'Antonio Padre e raffigura un uomo di una leggenda di San Romero. Raffigura un uomo vestito di un saio affiancato da due cani, poggiando su un traccio di vite. Si narra che questi fosse un pastore di porci, il quale facendoli pascolare fu colto da una gran sete.
vise un grappolo d'uva nel vigneto di un contadino, senza preoccuparsi di chi fosse il proprietario, lo colse. A questo punto accadde un miracolo. La vite presso il quale si trovava il migliorato cominciò a muoversi, avvolgendosi intorno al suo corpo. Si narra che questi, dopo essere riuscito a liberarsi, si diede a una vita di beatitudine. Meno riuscita della statua di Santa Maria.